Ascoli 27 e Messina 26, quindi a 40 c'è la salvezza. Il Catania quell'anno conquistò 41 punti all'ultima partita, lo ricordate, Catania-Chievo 2-0 a Bologna. L'anno successivo sono passati 37 punti al Catania, poi sono retrocesse l'Empoli con 36, Parma 34 e Livorno con 30. Nell'anno poi seguente con Zenga, Catania 43 punti, Chievo 38, Bologna 37, retrocedono in Serie B, sono retrocesse in Serie B, Torino a 34, Regina 31, Lecce 30. E poi l'anno scorso, è storia recente, retrocedono con 35 punti, retrocede l'Atalanta, poi con 33 il Siena, con 29 il Livorno. Catania che arriva a 45 punti, batte il record con Mihajlovic in panchina, poi Chievo, Udinese, Cagliari a 44 e Bologna a 42. Perché vi abbiamo fatto vedere questa grafica? Perché quest'anno l'asticella della salvezza sarà sicuramente superiore ai 40 punti. Lo abbiamo visto in questa grafica. La possiamo rivedere per favore, Antonio, Guido Pistone, perché chiaramente sono numeri importanti. Perché questo è il calendario che attende le squadre in lotta per non retrocedere. Consideriamo il Brescia da stasera, potrebbe essere così come il Bari lo è matematicamente, ma il Brescia virtualmente è... Non è una brutta notizia questa. Non è una brutta perché notizia. Il Catania deve giocare a Brescia. Infatti, questa non è una brutta notizia. Sampdoria dice tutto, domenica. Cioè, Sampdoria-Brescia, se la Samp dovesse vincere, come potrebbe accadere a Marassi, il Brescia sarebbe virtualmente in Serie B, sì. E quindi poi riceverebbe il Catania. Quindi cominciate a fare alcuni calcoli, perché vi chiederò, lo chiedo ai tecnici, la quota salvezza. No, restiamo su questa grafica per voi, perché non è facile fare i calcoli, anche se poi insomma contano i fatti più che i numeri. Esatto. Guardate, dunque, Lecce a 35 punti, 40. Domenica gioca a Verona contro il Chievo, e insomma anche il Chievo ancora non è salvo, ha bisogno di un punto, perché poi il Chievo avrà Juve, Udinese e Palermo. Cosa vuole dire Simona guardando questo questa punto, grafica? Un punto ciascuno e si accontentano tutti e due. Lecce e Chievo. Poi no, prendiamo le squadre in esame a 35 punti. Poi il Lecce va a Napoli. Il Lecce va a Napoli e Napoli se la gioca, perderà. E perderà. E quindi il Lecce ancora a 36 punti. Poi a quel Bari, punto poi incontra il Bari, il Lecce prende 3 punti e quindi siamo a 39. Attenzione, no, che Lecce e Bari, Lecce e Bari è una partita. È derby, bravo. Lecce e Bari è derby. È terribile. Il Bari farà di tutto per far retrocedere il Lecce. Anche il Bologna di oggi era derby. Uno per volta, diverso. Eravamo ancora a Lecce, con quale discussioni? Diamo 3 punti a Lecce, arriva a 39. Poi arriva a 39. Poi c'è Lecce-Lazio, chiude il campionato. Perfetto. E potrebbe essere anche quota 40 per Lecce. Potrebbe essere. Terz'ultimo. Potrebbe essere. Prendiamo bisogna vedere se la Lazio è ancora in lotta per la Champions League, qual è la situazione. Bisognerà vedere un po' di situazione. Vediamo anche, prendiamo in esame il Sala Sampdoria. Sampdoria che domenica sulla carta dovrebbe battere il Lecce. Il Brescia, e andrebbe a 38. Poi c'è il derby. E che succede qui? Mettiamo un punto, andiamo a 39. Un punto, glielo diamo. Perde col Palermo, ma poi dovrà giocare a Roma. E perde con la Roma, perché la Roma sicuramente cercherà di battere la Sampdoria che l'anno scorso gli ha soffiato lo scudo. Poi Danilo, io sono convinto, Umberto, che la Sampdoria in casa col Brescia non se la vede così facile, perché il Brescia è molto più squadra della Sampdoria. E sono convinto che la Sampdoria vincerà, scusami, perderà il derby, perché il Genoa sicuramente farà di tutto per mandare i cugini in Serie B. Ma sono d'accordo. Allora, cominciamo con le quote salvezza, ritorniamo su quella grafica. Pasqualino, salvezza? 40 punti secondo me. Cioè 40? 40, se, visto il calendario Umberto, 40, 40 41 ci si è certo. Salvo Forano. 40 sicuro, 39 addirittura ci potrebbe essere la possibilità che insomma arrivano un po' di più di squadre. A 39 il Catania si salverebbe perché è in vantaggio. Con gli scontri. Simone, tranne che con Cesena e Parma. Non abbiamo fatto il cammino del Catania perché, scusa, siamo superstiziosi. Non lo facciamo. Assolutamente. Ognuno col Catania può immaginare quello che vuole. Cagliari in casa domenica 1 maggio, poi si va a Brescia. Poi arriva la Roma al Massimino per chiudere la stagione e poi si va a Milano in casa dell'Inter, che potrebbe già essere tranquilla perché insomma ha un buon vantaggio anche sulla Lazio. Vabbè. E quindi sicura della partecipazione alla Champions. Punti io dico per la salvezza? Secondo me per essere più o meno rilassati bisogna averne 41, lavorare per i 41 e poi a 40, perché se noi entriamo nella mentalità del giocatore, almeno dei nostri giocatori di questa stagione, perché mister Bianchetti ha detto una cosa importante, manca la cattiveria. Allora se noi diamo la certezza, secondo me l'errore delle ultime giornate, che
qualcuno si è illuso che con la partita in casa contro il Cagliari avremmo raggiunto la salvezza arrivando a 39. Sempre che si batte il Cagliari. Se si fossero rilassati, intanto si dà per scontato che col Cagliari in casa si vince e si prendono 3 punti, e nel calcio non si può mai dare nulla per scontato. Soprattutto se si chiama Cagliari, che non li ha dati a nessuno. Non li dà a nessuno. Si è giocato tutte le partite del Cagliari. Ma poi ragazzi, contro la Lazio io non immaginavo domenica scorsa la partita che abbiamo visto. Quindi diamo nulla per scontato. Se col Cagliari dovesse giocare la squadra di domenica più scorsa... Più difficile di quelli scorsi. Ecco. Quindi non bisogna dare assolutamente dei punti di riferimento. Scontato. Perché se noi diciamo a 39 siamo salvi, con questa personalità siamo nei guai. Quindi Foran, a 39? No, io... Non ce la sapete. Aspetta un momento, arrivo da te. Fragalan? Io dico 41, ma sono fermamente convinto che il Catania ne farà anche di più di 41. Oh, viva l'ottimismo! Bravo. Andiamo da Lino Randazzo, mi dici qual è la quota salvezza guardando questa grafica, secondo te? Io ti dico che retrocede la Sampdoria, invece. Addirittura? Ti dico già sì. Quindi Bari, Brescia e Sampdoria? Per la Samp è determinante la partita col Brescia. Bravo. Se non riesce a vincerla, devo dire che insomma la Samp... Però il Brescia potrebbe arrivare insomma in condizioni mentali non ottimali domenica a Marassi. Sì, ma non è così facile. La Samp ha vinto oggi a Bari una partita rocambolesca. Sì, insomma, un calcio di rigore inesistente. È la squadra sicuramente che sta facendo peggio, in un clima di contestazione perenne, non segna mai. Quindi, e poi escluso Brescia, non vedo un calendario così agevole per la Sampdoria. Per la Sampdoria. Devo Sampdoria... dire che faccia 5 punti con quel calendario mi sembra molto difficile. Molto difficile. Anche perché, Danilo? Nino, il Palermo sicuramente vorrà rifarsi contro la Samp anche di quella associata dell'anno scorso. Ma devo dire che il Palermo finora sta rovinando un po' i piani dello scudetto, della Champions e le altre squadre, quindi perché non dovrebbe continuare? Io sono convinto che la Sampdoria è la serie candidata. Quindi sei d'accordo con Randazzo? Assolutamente. Stiamo facendo i conti, così in maniera molto teorica, tra il primo e il secondo tempo di Juventus e Catania. Bianchetti, salvezza a quota? Ma secondo me c'è almeno 41, perché come la giornata di oggi ha dimostrato che il Parma vince a Udine, e il Brescia ha fatto un partitone col Milan ed è vivo, la Sampdoria, perché la chiave era Bari-Sampdoria. Sì. Se oggi la Sampdoria non vinceva, allora era indiziata. Secondo me invece adesso si salva perché... Tre partite quindi in casa. Tu dici che la Samp si salva? Secondo me Guido, mi fai rivedere per favore questa grafica? Perché c'è tre partite in casa. Ma allora chi dovrebbe retrocedere, scusami? Secondo me il Catania ha la fortuna di che ci sia Sampdoria a Brescia. Se vince la Sampdoria e si salva quindi la Sampdoria, retrocede il Brescia, secondo me. E sono due, ma una volta che retrocede il Catania va a Brescia. Giusta chiave di lettura? Perché la chiave è questa. Mettiamo toccando ferro che il Catania batte il Cagliari. Mettiamo che poi va a Brescia a trovare una squadra già retrocessa. E si salva lì. Secondo me la chiave sì, è lì. Ma anche a Bari dovevamo vincere. Adesso mancano meno gare. Quindi Bianchetti dice tutto sta nell'esito di Sampdoria e Brescia. Sì, la chiave è Sampdoria, come questa settimana che ha innalzato la media. Ma la terza squadra che dovrebbe retrocedere? Il Lecce. Secondo te? Bianchetti, no. Mi fai vedere Guido, scusami. Abbiamo detto Bari, Brescia e la terza? Ah, e la terza non si sa, può retrocedere chiunque. Umberto, tutto dipende da Brescia e Sampdoria, sia dalla gara di domani, perché poi se il Brescia dovesse battere la Sampdoria, sì, poi cerca di risucchiarsi il Cesena, e allora a quel punto con lo scontro diretto Cesena-Brescia, il Cesena potrebbe ballare. Cesena ha 37 punti, Attilio. Però il Cesena gioca con l'Inter. Gioca con l'Inter domenica, però è triste che del Cesena, qui non mi riporti la grafica. Ma gioca con l'Inter. No, ma non solo questo. L'Inter, poi hai altre tre partite. Cioè, Cesena, Inter, e poi c'è il Brescia, il Cesena. Attenzione. Ma il Brescia potrebbe già essere cotto. Se il Brescia dovesse battere, la Sampdoria sale a 33, poi ha lo scontro diretto col Cesena. E se lo risucchia. Secondo me è peggio se il Brescia vince con la Sampdoria. Cioè, certo che è Brescia. Perché poi cerca di battere. Cesena, Inter, Cagliari, Brescia e Genoa. Quindi, insomma, Cesena, secondo me... quasi salvo, secondo me ci siamo. Il Brescia batte la Samp e rientra in gioco decisamente. Però vedete come facciamo, Umberto, i calcoli delle altre, quando dovremmo invece guardare in casa nostra. Catania non facciamo quando abbiamo detto si batte il Cagliari e poi si va a Brescia magari trovando una squadra che sta già provando la Serie B, perché se invece il Brescia vince il Catania ne... Quanto pesano quelle occasioni a Bari? Quanto pesano quelle occasioni? Stai buono che ancora nel tempo di giudizi, sentiamo Lecce.